Gli effetti biologici delle emissioni di onde elettromagnetiche della base americana Ulmo sulla popolazione di Niscemi. Questo è il tema del convegno svoltosi alla Biblioteca Comunale di Niscemi, nel corso del quale sono stati illustrati i contenuti di una relazione prodotta dal professor Fiorenzo Marinelli, biologo del Centro Nazionale Ricerche CNR di Bologna. L'esperto è andato al di là del convegno producendo dati scientifici reali su una sperimentazione effettuata esponendo cellule umane coltivate in vitro che sono state sottoposte alla radiofrequenza delle antenne. Da qui la spiegazione scientifica del test effettuato proprio dal professor Fiorenzo Marinelli. Bisogna dire che è uno studio che va avanti da un anno e i risultati sono che c'è una modificazione della regolazione del DNA prodotta dalle radiazioni che probabilmente se avvengono nelle cellule in coltura è possibile che avvengano anche negli organismi viventi. Intanto, in vista dell'udienza del TAR di Palermo, che dovrebbe pronunciarsi martedì 25 novembre, Rino Strano, medico pediatra, ha consegnato ai giudici amministrativi un rapporto che mostra la relazione tra onde elettromagnetiche e patologie insorte a danno dei cittadini dell'area di Niscemi e non solo, fornendo poi ulteriori connessioni di svantaggio che intercorrono fra l'aeroporto civile di Comiso e la stazione radar di Niscemi. Noi come pool di esperti ci siamo dirette verso tre cose principali. Innanzitutto abbiamo smontato il documento dell'Istituto Superiore di Sanità. Abbiamo visto esattamente quali sono le cose che non andavano bene, le criticità che riguardano questo tipo di documento. Quello sul quale oltretutto Crocetta si è fatto forza e ha fatto la revoca della revoca. Una seconda direzione ci è stata data dall'amico Giuseppe Pace perché ha fatto uno studio molto importante sull'interferenza fra MUOS e rotte aeree che riguarda l'aeroporto di Comiso. La terza direttiva è quella mia, io sono un medico e praticamente ho presentato al TAR di Palermo uno studio mio di correlazione fra inquinamento elettromagnetico e insorgenza di patologie umane, perché purtroppo questo argomento è disconosciuto e soprattutto l'Organizzazione Mondiale della Sanità e l'Istituto Superiore di Sanità non riconoscono questo tipo di problematica. Io invece ho fatto il mio lavoro di tutto per cercare di esaminare tutti gli studi scientifici che invece sono a favore di questo problema.